Allora, eccoci qua, tornati in diretta TV7 Match. Allora, si diceva prima anche quello che riguarda, apriamo una parentesi dedicata alla questione dell'agricoltura, perché l'agricoltura non solo con gli incidenti legati ai trattori e quant'altro, ma c'è anche una patologia legata all'utilizzo, ad esempio, di determinate sostanze in agricoltura, no, Leonardi? Ci sono anche casi, appunto, di malattie professionali e anche malattie più gravi. Ma di la verità io nella mia esperienza non ne ho viste molto, non seguo molte aziende agricole, e seguo alcune aziende che producono i vini nei nostri colli dove non ho mai visto questa tipologia di malattie. Anche in questo caso oggi l'utilizzo di sostanze pericolose è vietato, quindi anche chi vuol fare colture seguendo metodi classici, quindi utilizzo di sostanze chimiche, il mercato stesso le ha tolte, e quindi non ci sono le sostanze, questo tipo di sostanze pericolose. D'altra parte, invece, a conferma che io riguardo la mia esperienza nel nostro territorio, quanto sto dicendo, stanno crescendo invece molto le colture biologiche che bandiscono l'utilizzo di qualsiasi sostanza Stanza, chimica. certo. Quindi il risultato dal punto di vista delle malattie professionali io lo vedo forte, non come un elemento preoccupante nel nostro territorio. Diverso è il discorso degli infortuni, dove anche lì abbiamo avuto comunque un calo, perché tutti i settori in questi ultimi 50 anni sono calati come numero di infortuni, grazie a Dio, all'infuori di uno che è quello dei trasporti, e questo apre un capitolo Certo. perché il trasporto dipende, non dipende dall'azienda, dipende casomai da noi, intesi come Stato, le condizioni di sicurezza delle nostre strade, no? Ecco, in Certo. tutti gli altri campi sono diminuiti, quindi anche in quello dell'agricoltura rimangono infortuni mortali, assolutamente incomprensibili, perché quando si muore sotto un trattore che non è protetto, oggi è realmente una cosa che grida vendetta. E purtroppo tante volte questo riguarda gli stessi padroni, sono Certo, è molti infortuni che certo, sono riguarda loro lo stesso, stessi, certo, no? l'imprenditore, anche Questo doppiamente, l'imprenditore. esatto, ecco. Quindi con gli infortuni siamo in calo, però continuano a permanere. Invece con la malattia professionale, sinceramente, non è un Non dato che non mi è... sembra così rilevante. So, io ho seguito poco, però c'era la preoccupazione del glifosato, mi sembra, no? La Monsanto è stata in qualche modo fortemente colpita e ha dovuto risarcire anche negli Stati Uniti alcuni casi di malattie molto gravi. Da noi probabilmente lo si usa come diserbante, ma in alcuni territori, in ogni caso, è una sostanza preoccupante, ecco, definiamola preoccupante. E contrasta con il fatto che abbiamo invece un'agricoltura che potrebbe essere di grande qualità, che è l'agricoltura che opera nel settore biologico biodinamico. Ha la possibilità di avere la tracciabilità del prodotto, che significa insomma, che io consumatore so effettivamente quello che consumo. Anche da noi si inizia a dire: consumiamo meno, ma consumiamo prodotti migliori. E consumare prodotti migliori significa anche rispettare chi li produce, perché da noi, nelle nostre terre, probabilmente molto lavoro in agricoltura è ancora lavoro nero, fortemente sfruttato e poco pagato. E in agricoltura, per esempio, le morti da stress, come in qualche caso purtroppo è avvenuto, possono essere considerate incredibilmente feroci. Ecco. Certo.
Abbiamo visto che comunque il numero maggiore di morti in agricoltura l'abbiamo avuto per i trasporti, certo, organizzati dei caporalati. Poi c'è il trasporto, certo, del caporalato, certo, e ammassati peggio che non gli animali. Quello che insomma, è successo, questo è successo in Puglia l'anno scorso. Queste sono una cosa che non avvengano di nascosto, e questo, no, no, è il problema. Questo è evidente. Sono trasporti sulle strade, sì, quindi qualcuno li vede questi trasporti. E dobbiamo aspettare che succedano gli incidenti, che muoiano, perché se ne parli. No, no, ma probabilmente c'è un sistema nel quale chi lo fa minaccia gli altri affinché, cioè, non vedano. Ecco, questo e questo, grazie a Dio, è un fenomeno e che da noi c'è non sempre esiste. Questa, se posso, la piaga dell'omertà. Se posso, termini però, il caporalato esiste, che qua l'abbiamo visto a Dignasego, l'abbiamo visto ultimamente anche. L'abbiamo visto, non possiamo dire che qui non esiste. Non facciamo i salvatori della patria senza esserlo. Perché questa è la realtà, cosa si alla fin fine. Se andiamo a guardare, il caporalato esiste anche qui, perché 2 settimane fa sono stati presi. Dopo siamo andati a vedere da Dignasego, sì, c'era un'azienda di agricoltura, l'hanno chiusa proprio perché c'era lo sfruttamento, c'era il caporalato. Volevo fare un'osservazione, che stiamo seguendo questa sera un motivo, non so se vi siete accorti, estremamente interessante, secondo me poi è la chiave per migliorare effettivamente, cioè entriamo e usciamo dall'azienda, no? Parliamo di infortuni sul lavoro, ma poi ci preoccupiamo dell'ambiente, della sicurezza, della salute all'interno dell'azienda, ma poi della salute all'esterno. In agricoltura le sostanze che usano i lavoratori, ma poi che diventano sostanze che finiscono nell'ambiente che noi mangiamo, quindi mangiamo, ingeriamo, diventano pericolose per noi. E questo secondo me è un po', no, la chiave. Non dobbiamo ragionare a comparti stagni. Il concetto di sicurezza e di salute è trasversale, riguarda tutto e riguarda la nostra cultura, il nostro approccio verso questo argomento. Eravamo partiti, no, con i bambini, insegnare ai bambini a sicurezza. Stavamo parlando adesso di sicurezza per strada, che poi diventa anche infortunio sul lavoro, quando, no, l'infortunato che subisce l'infortunio o addirittura la morte per strada è un lavoratore. Quindi dobbiamo un po' aprire, secondo me, il nostro modo di vedere il problema, ed ecco che allora probabilmente il concetto di prevenzione, di sicurezza, di attenzione e di senso civico e responsabilità finalmente, come dire, diventa qualcosa del nostro DNA. Certo. E questo secondo me è il passaggio che sta piano piano avvenendo, che mi lascia qualche speranza di vedere qualche che le risultato. Cose possano che le cose possono migliorare. Posso fare un brevissimo inciso? Lo ringrazio, perché da ingegnere è riuscito a mettere insieme in modo razionale una discussione che invece aveva degli elementi. La ringrazio per non aver detto nonostante sia un ingegnere. La ringrazio come ingegnere. Ecco, io vorrei invece dedicare questi ultimi minuti di questa parte di TV7 Match per affrontare la questione di chi poi invece nella vita si porta dietro le conseguenze degli incidenti, cioè gli invalidi e i mutilati del lavoro. Sono molti in Italia, noi abbiamo raccolto i dati ufficiali dell'INAIL, quindi anche qui abbiamo i disabili titolari di rendita INAIL al 31 dicembre 2018. Eccoli qua, per infortunio 472.934, poi ci sono 122.673 persone che hanno una rendita per malattia professionale. Il totale sono circa 600.000 persone. Anche in corrispondono siete molti di più. No, siamo in calo. Perché siamo in calo effettivamente, perché mi ricordo quando mi sono iscritto all'Anemil c'erano circa quasi 1.800.000 sicuri rendite in Italia. Adesso, per effetto della legge del 2000, che gli infortuni vengono riconosciuti come rendita dal 16% in su, allora i numeri calano. Però se andiamo a guardare, i fortunati sono anche quelli che subiscono un infortunio che vengono riconosciuti dal 6% al 15%, che vengono liquidati in capitale. Vengono liquidati, però siamo spieghiamo ai telespettatori che cosa succede quando si subisce un infortunio, che possa essere disabilitante piuttosto che una menomazione. Cosa succede? Succede che intanto, prima di tutto, se guardiamo l'aspetto psicologico, ne risente tutta la famiglia.
perché questa è la realtà, perché la famiglia è la prima, in primis quella che ne risente, non solo l'infortunato, che è quello direttamente diciamo, in causa, è diretto in causa di quello che gli è successo, però lo stress che viene all'interno della famiglia è enorme. Abbiamo dei casi in cui si vedono, proprio stamattina ho incontrato una nostra socia e il marito ha buttato per aria l'azienda perché non era capace di gestirla, prima c'era lei che la gestiva, che li aiutava in tutto per tutto, lei ha subito un infortunio sul lavoro, sono arrivati alla separazione, si arriva a vedere famiglie che si sgretolano proprio a causa di un infortunio perché non sono stati aiutati psicologicamente anche, perché questa è una carenza dell'INAIL. Noi abbiamo tentato in tutti i modi fare capire all'INAIL, abbiamo fatto una ricerca con l'Università di Padova, la Facoltà di Psicologia, e l'abbiamo estesa anche in tutta Italia, e l'INAIL non ha capito effettivamente che cosa ha bisogno un infortunato sul lavoro, perché sì, il risarcimento del danno va benissimo, perché a un certo punto io mi sono trovato che dopo aver subito l'infortunio a dover chiamare le persone per farmi i lavori a casa che prima me li facevo, diventa alla fine, non è che c'hai un guadagno, perché i soldi ti servono per vivere alla fine, quello che ti danno. Però il fattore psicologico è quello più importante, mi devi aiutare a rientrare nella società, perché mi devi aiutare a rientrare nella società, non rientro nella società neanche con il lavoro. Quanto frustrante è, io normodotato subisco un infortunio sul lavoro, subisco, e l'azienda mi dice: mi dispiace, non ho più posto per te. Magari una famiglia che lavora solo la persona che ha subito un infortunio, poi ha un risarcimento di un danno magari di 700-800 euro al mese e si trova in una strada e non può neanche andare a lavorare, con figli piccoli. E poi cosa dimostri ai figli? Cosa dimostri ai figli? Che sei un nulla facente? Che non vai a lavorare perché? Perché non vai a lavorare? Perché la società non mi aiuta. Perché? Il disabile... Diciamo quello che l'aiuto che arriva non è sufficiente. No, diciamo... ma il disabile diventa un peso. Perché il disabile diventa un peso. Allora, l'azienda, no, non ti posso prendere. Vai a chiedere alle aziende, mi assumi. Tante aziende, non si può parlare di tutte, ma tante aziende... Come dice qualcuno, vogliono i disabili alti, biondi, con gli occhi azzurri. Certo, quindi ricade economicamente anche sulla società, che crea un danno collettivo. Ecco, in questo senso, siccome più tardi parleremo di Cina e Italia, questo costo della protezione degli operatori, dei lavoratori, ha un costo ovviamente ed è un oggetto di civiltà. Allora, perché la Cina, i prodotti cinesi costano meno e quelli italiani invece costano di più? Allora, per caso non stiamo subendo un'invasione perché noi siamo più civilmente preparati e loro invece, pur essendo diciamo un social capitalismo, trascurano questi dettagli e quindi il prodotto alla fine costa meno perché devono lavorare 10 ore al giorno senza interruzioni e con tutte le conseguenze. Dottore, cosa ne pensa? Da noi possiamo permetterci, tra virgolette, il lusso della sicurezza anche a scapito di chi invece non se lo può permettere. Questo spiega perché un computer che ci consente di lavorare a casa collegati con il mondo intero, va bene, costa meno di un tavolino fatto dal falegname vicino a casa nostra, no? Cioè, sì, ma c'è un costo. Ci stanno invadendo però. Esatto, sì. Ci sono tante aziende che sono andate però anche là a produrre. Molte aziende. Tante aziende italiane sono andate di là a produrre. Questo è uno perché non c'è controllo. Delle grandi contraddizioni del sistema mondiale. Che c'è un equilibrio che sta in piedi per chi ha delle leggi che tutelano a scapito invece di chi queste leggi non è, anche se in Cina le cose stanno cambiando anche. Quindi là, è lecito ovviamente che uno Stato possa, diciamo, avere dei rapporti paritetici con un altro Stato che non rispetta il lavoro, che non rispetta i rapporti umani?
Allora, io senza questo, ho avuto modo di andare due volte in Cina. Andando a visitare le aziende cinesi, naturalmente, in anni diversi. È ovvio che da ospite tu vai a vedere quello che ti propongono, non puoi vedere tutto. Ma una cosa mi ha comunque, insomma, mi ha comunque fatto riflettere. Sono andato una prima volta, diciamo nel 2000 e qualcosa, 2010 forse, 2000, e dopo due anni o tre anni. I livelli retributivi, ad esempio, erano comunque fortemente aumentati. Certo. Tant'è che alcune aziende cinesi andavano a produrre in Vietnam. Cioè c'era una competizione a ribasso, certo, che era molto, molto forte. L'altra questione, comunque insomma da non sottovalutare, è che da un punto di vista tecnologico gli investimenti in tecnologia e in ricerca e sviluppo sono estremamente rilevanti. Ecco, quindi non chiudiamo tutta la vicenda di un, come dire, di un paese grande come un continente dicendo pagano poco, ecco, e quindi i prodotti che fanno sono prodotti fortemente competitivi perché le retribuzioni sono molto basse. Hanno una programmazione, ad esempio, universitaria per gli ingegneri, adesso facciamo veramente l'esempio pratico, per gli ingegneri incredibile. Loro stabiliscono quanti ne servono ogni anno ed aiutano molto le famiglie, ad esempio per gli studenti che intendono laurearsi in materie scientifiche, aiutano molto le famiglie, lo Stato sopporta i costi, quindi hanno una capacità di programmazione che noi, ahi noi, non solo non abbiamo, ma i nostri li mandiamo, una volta formati, li mandiamo all'estero, ecco. Quindi teniamo sempre presente anche questi aspetti quando parliamo di questi grandi, di questo grande paese che sta diventando tra un po' forse il paese di riferimento. Certo, certo, di questo parleremo tra poco. Ci fermiamo qui, chiudiamo qua questa prima parte di TV7 Match. Ringraziamo il dottor Ubaldo Lonardi per essere stato con noi, grazie a Riccardo Dall'Ago, grazie anche a lei, grazie a Stelio Bianchin, all'ingegner Federico Maritana. Adesso un breve break pubblicitario, dopodiché c'è la nostra rubrica del Memento, e come giustamente diceva Ermanno, prima questa sera torniamo a parlare del Mose che, beh insomma, ve lo diciamo dopo nella rubrica del Memento, cosa succederà, a tra poco.